Oggi a Lentini la presentazione della candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Maria Cunzolo. Maria Cunzolo, candidata a sindaco a Lentini, ecco, con quali propositi si parte? Con i propositi di voler cambiare questa città, di volerla pacificare, perché questa città, ho detto sempre, è sempre in guerra. O sei con me o sei contro di me, o sei il cittadino amico, sei quello nemico, o dentro gli uffici sei bravo, sei con me, sei non bravo. Quindi quella di pacificarla, di progettare, di portare un lavoro, un progetto serio per il futuro, per poterla normalizzare, per mettere in moto il motore degli uffici, perché da lì avremo, come è stato detto, un'opportunità che mai più forse avremo fra un anno e mezzo. Dobbiamo portare più fondi possibili, più soldi possibili per rendere questa città non un terzo mondo come adesso, ma per renderla una città europea, una città vivibile, una città in cui i cittadini hanno il piacere di abitare e non di vederli tutti i giorni, soprattutto i giovani, abbandonare e dire Mineulissi scappare di Lentini. Ecco, oggi ha avuto al suo fianco due deputate nazionali. Cosa significa avere un partito come il Movimento 5 Stelle alle spalle in questo momento? Allora, i deputati non è soltanto il partito, proprio è la relazione umana che tu hai, le battaglie che facciamo insieme. I deputati non sono qua per il futuro, sono sempre stati qua. Giorgio Pasqua è stato il deputato che ha lavorato col Comitato per la Salute Pubblica, dove sapete bene ci sono sigle politiche totalmente diverse da quelle del Movimento 5 Stelle, eppure è stato presente. Filippo Scerra ha mandato le sue informative al Comune, ad un'amministrazione Bosco che veniva, come dire, bombardata un giorno sì, un giorno no, dalla mia attività. Eppure c'è sempre stata l'attenzione nei confronti del territorio. Questa attenzione che c'è sempre stata al di là dei partiti diventa puntuale, precisa, di supporto, come dire, puntuale ad un'amministrazione che mi vedrebbe come sindaco. Perché Lentini non può risolvere le sue questioni dentro Lentini. Ecco, per concludere l'appello che lancia agli elettori. Sì, l'appello che lancio agli elettori è quello di cambiare la cultura, di cambiare mentalità, di abbandonarsi, di non abbandonarsi all'idea che non cambierà mai nulla, che c'è la rassegnazione. Che tanto Lentini, perché se così si fa dovremmo essere sempre rassegnati, ci saranno sempre le stesse persone, Lentini andrà sempre peggio, ci saranno sempre gli stessi gruppi familiari, ci saranno le stesse personalità. Noi dobbiamo avere il coraggio, i cittadini devono avere il coraggio, ma non solo dentro le urne, ma avere il coraggio di pensarle in modo diverso. Perché se pensiamo in un modo diverso, io non devo fare fatica a spiegare le cose, perché diventa naturale una scelta consapevole e una scelta praticamente che ti pone a vedere quale sia la persona più giusta affinché Lentini possa risollevarsi. L'onorevole Filippo Scera, deputato nazionale, ecco, a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Cunzolo qui a Lentini. Sì, siamo qui a sostenere Maria Cunzolo. Maria ha dimostrato da consigliera comunale di svolgere quel ruolo veramente dimostrando un amore per la città, per i cittadini e per il territorio di Lentini e noi siamo convinti che da sindaco possa fare bene per questa comunità. Il Movimento 5 Stelle e con Maria Cunzolo daremo alla città la possibilità di migliorare con la sua sindacatura. Quindi siamo con lei e siamo convinti che possiamo fare veramente il bene della città. Ecco, abbiamo sentito che anche il governo nazionale sarà a sostegno dei comuni. Assolutamente, c'è un tavolo in cui c'è il viceministro dell'economia, ci sono i comuni siciliani che come sappiamo hanno una situazione disastrata, c'è un tavolo in cui ci sarà il viceministro dell'economia assieme ai comuni e alla regione, a ANCI e alla regione, con l'obiettivo di risanare pian piano i conti dei comuni in maniera strutturale. Quello è l'obiettivo che ci dobbiamo porre, questo significa dare maggiore servizio ai cittadini e far vivere meglio i cittadini. Questo è l'obiettivo che si propone ogni giorno il Movimento 5 Stelle. Maria Marzano, deputata nazionale, ecco, oggi qui a Lentini a sostegno della candidatura di Maria Cunzolo.
assolutamente. Sono qui per sostenere la candidatura di Maria Cunzolo a sindaco dopo 5 anni di attività nell'ambito del Consiglio Comunale. Ora lei vuole mettere al servizio della cittadinanza tutto ciò che tutto il suo bagaglio e sicuramente farà bene, perché da consigliera si è impegnata tantissimo, ha lavorato tantissimo su tanti fronti, quindi non possiamo che dare la fiducia a lei come candidata a sindaco, e tutta la cittadinanza appunto dovrebbe fare altrettanto affinché appunto Lentini risolva quelle problematiche annali quali quella ambientale e quella appunto ambientale della discarica, e finalmente possa contare sulle sue vere risorse che sono il parco archeologico, la zona naturalistica di Lentini, il centro storico. Queste sono le vere ricchezze. Con l'amministrazione Cunzolo possono veramente diventare attrazione per la città. E quindi noi sosteniamo, tutto il movimento sostiene Maria Cunzolo candidata a sindaco.